Da oltre 20 anni Italcorp, con successo e professionalità, è sinonimo di investigazioni civili e penali, ricerca di informazioni per i privati e per le aziende. Italcorp, nel rispetto del codice deontologico e della privacy, per indagini penali su infedeltà coniugali e commerciali, pedinamenti, piani di sicurezza e sorveglianze su minori. Italcorp, la sicurezza nella tua vita. Carissime telespettatrici e cari telespettatori, stasera sono qui in una veste un po' inusuale, mi avete visto in una recente puntata come intervistato, stavolta sono diciamo in veste di padrone di casa. Ho il piacere di dedicare il primo blocco della puntata a un discorso di tipo editoriale, cioè mi piace che la cultura possa trovare una giusta collocazione nel panorama anche economico nazionale, quindi in Toscana abbiamo diverse case editrici che possono essere anche considerate, non dico di eccellenza, ma comunque interessanti da questo punto di vista, e quindi mi piace presentarle. Quindi la prima intervistata è la signora Paola Agnolucci, che è la direttrice editoriale dell'Armachis Edizioni. Sì, buonasera a tutti. Come diceva il dottor Monti, sono Paola Agnolucci, mi occupo della divisione editoriale dell'Armachis Edizioni, che è una casa editrice indipendente che ha sede a Montevarchi, in Valdarno, in provincia di Arezzo, e nasce dalla volontà mia e del mio compagno Leonardo Paolo Lovari di portare informazione. Nasce proprio con questo intento, con l'intento di informare il più possibile in modo che le persone possano avere una visione un po' più ampia, quindi trattiamo anche, poi ne parleremo in seguito, anche temi particolari di controinformazione, proprio perché l'idea nostra è, che facciamo come professione, ma ci muove molto la passione e la voglia di informare, perché il pubblico, le persone, il lettore abbia una visione più ampia e quindi possibilità di scegliere quello che gli sta intorno, di capirlo, di valutarlo con un occhio diverso. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Dunque, una curiosità che credo interessi anche un po' chi ci guarda in TV. Cioè, come mai avete scelto di chiamarvi Armachis? Cioè, ha un significato particolare per voi? Che cosa significa questo nome, se ce lo vuole cortesemente spiegare? Certo, molto volentieri. L'idea di dare il nome Armachis alla nostra casa editrice nasce dal nostro amore per l'Egitto, infatti per tutto l'Egitto, dalla parte storica dell'Egitto, perché Armachis è una divinità egizia, appunto, che è il sole che nasce. E come dice, secondo noi, e anche insomma, secondo la storia, tutto nasce dalla civiltà egizia e ci piace proprio partire da lì per arrivare ai giorni nostri. Come vi definireste? Una casa editrice di nicchia, una casa editrice, non voglio dire di eccellenza, ma comunque importante, o come vi definireste quindi? È sempre difficile trovare una definizione quando siamo dentro. Però ci piace pensare che insomma è una casa editrice che ormai ha all'attivo 40 titoli, usciamo normalmente con un paio di titoli al mese, e quindi siamo una giovane casa editrice, una realtà giovane ma che sta crescendo diciamo abbastanza velocemente. E sì, siamo una casa editrice di nicchia perché comunque trattiamo temi, non facciamo narrativa, facciamo saggistica, una saggistica che si basa sulla storia, sull'esoterismo, sulla appunto come dicevo la ricerca delle nostre tradizioni. Abbiamo anche una linea editoriale e una collana che si chiama I Quaderni di Armachis, che sono dei libri di formato leggermente ridotto che trattano dei temi che riguardano anche la crescita personale, quindi insomma ci stiamo allargando in questo modo, cercare così di allargare anche il ventaglio di pubblico. Ecco. È interessante, infatti mi ha colpito molto la vostra scelta proprio di non affrontare il tema della narrativa, che è secondo me un genere che porta cassetta in maniera molto rapida, ma poi
è destinato magari anche ad esaurirsi. Quindi vuol dire che voi avete idea, un'idea di cultura a lungo raggio, a lungo orizzonte, piuttosto che lavorare sul piccolo orizzonte che appunto è rappresentato dalla narrativa, o sbaglio? Sì, no, la visione che diceva lei è giustissima, perché noi interessa che insomma la vita di un'opera letteraria, in questo caso di un saggio, quelli che trattiamo, abbia una vita veramente lunghissima, eterna quasi, perché ora non vorrei essere esagerata, però insomma un buon libro scritto bene, che tratta un argomento interessante e importante, non ha vita breve, perché la narrativa si brucia nell'arco veramente di un mese. Io ho amicizia con tanti librai, è tutto un carico e scarico dei libri, la narrativa è, a meno che non sia un capolavoro d'eccellenza, dura veramente pochissimi giorni, e quindi ecco, a noi interessa una cultura più profonda, una cultura che appunto affonda le radici nella nostra tradizione. E a questo proposito stiamo recuperando dei classici della tradizione culturale, come può essere il Kaibalion o il libro tibetano dei morti, che li stiamo rieditando in una veste editoriale nuova, con aggiunta, con integrazione di note, di approfondimenti, qualora dove è possibile trovarle anche delle foto. Quindi insomma abbiamo inserito questa linea nuova di riedizione di grandi classici. Beh, questo è molto interessante, i grandi classici appunto, come diceva lei, non tramontano mai. Mi interessa molto però un altro aspetto. Ho visto, osservando la vostra attività editoriale, che fate anche dei convegni, delle tavole rotonde. Trovate ostracismo o collaborazione con le amministrazioni pubbliche? Diciamo sì, noi come casa editrice sì, diciamo, ci piace anche dare voce ai nostri autori, non solo attraverso il libro, ma attraverso appunto l'organizzazione di convegni, di tavole rotonde, di dibattiti. E è molto difficile far capire all'opinione pubblica i temi che trattiamo, troviamo spesso difficoltà. Devo dire, questa volta nel convegno che abbiamo affrontato a Montevarchi, il terzo convegno al Nuovo Orizzonte, che c'è stato da parte della nostra amministrazione comunale un'apertura, ci hanno dato il patrocinio, è venuto un assessore a presenziare al nostro convegno, e questo insomma ci fa ben sperare anche per il futuro, un'apertura anche su temi che normalmente non sono così apprezzati, ecco, dall'amministrazione pubblica. Sì, infatti state facendo un'opera sotto certi aspetti meritoria, perché tra virgolette state sdoganando qualcosa che viene classificato in maniera molto frettolosa a volte come complottismo, oppure come fantasie, oppure come eresie, se si va a vedere un aspetto più tradizionalistico della Chiesa. Quindi veramente un ottimo lavoro. Ha qualche titolo in particolare adesso fra la sua produzione che vuole sponsorizzare? Perché noi siamo chiaramente qui anche per aiutare l'economia, quindi è ovvio che bisogna anche in qualche modo permettere a chi viene qui, se è un ospite che ha un'attività commerciale, di promuovere la propria attività non solo da un punto di vista culturale. Quindi se ha qualche titolo che magari vorrebbe sponsorizzare? Approfitto volentieri di questa opportunità, perché chi fa cultura in questo momento storico è veramente, non dico un folle, ma poco ci manca. Noi lo facciamo perché siamo mossi da grande passione, ma la passione a volte non paga, e appunto come diceva il dottor Monti, sì, siamo a volte classificati come complottisti, anche perché abbiamo nella nostra scuderia di autori autori importanti come Leo Lion Zagami, che praticamente parla di nuovo ordine mondiale, di appunto un complottismo e tante altre cose. E a questo proposito è uscito veramente da pochi giorni il suo ultimo lavoro, il quarto libro che pubblica con noi, che si chiama Papa Francesco, l'ultimo Papa, e già dal titolo lascia intravedere appunto gli argomenti trattati al suo interno. E quindi ecco, questo è uno dei libri che ci tengo in modo particolare a far conoscere, a far sì che il grande pubblico insomma lo possa leggere e possa capire cosa si nasconde dietro il Vaticano e dietro insomma tante altre cose.
Questo è interessante perché direi che questo titolo sì è bene da sponsorizzare, ma Zagami comunque ha già un certo nome, e questo lo so per certo, e si lega anche in qualche modo curiosamente a voi chiamate l'Egitto. Ha mai sentito parlare di un'app che si chiama Akhenaton? Ecco, su Akhenaton, che per chi non lo sapesse è un'app, immagino io ce l'ho per Android, ma immagino sia anche sull'iPhone, in cui è una specie di giochino che nasce, penso, per i ragazzi, ma comunque è un giochino, indovina il personaggio famoso. Questa app, dietro la quale credo ci sia un algoritmo matematico, è in grado di identificare la maggior parte dei personaggi, diciamo, famosi. Beh, Lion Zagami c'è, con mia grande sorpresa. Io ho provato con mio figlio piccolo a dargli, appunto, lui digitava sul computer, io gli davo gli input della vita che conosco, non tutta ovviamente, di Lion Zagami, ed è apparso. Quindi vuol dire che comunque è un personaggio già di per sé, e quindi è già abbastanza conosciuto. E comunque è curioso che questo Akhenaton e lui pubblichi per l'Armachi, sono entrambe figure importanti nell'antico Egitto. No, dicevo, ecco sì, Leo è oltre ad essere un nostro autore, è un nostro amico, appunto, dicevo, è il quarto libro che pubblica con noi. Leo Lion Zagami non ha assolutamente bisogno di presentazione, è un autore a livello internazionale. Questo libro che citavo prima, Papa Francesco, l'ultimo Papa, è già uscito negli Stati Uniti, è un best seller, quindi insomma noi siamo onorati di averlo tra i nostri autori. Con noi ha pubblicato Illuminati e la musica di Hollywood, che parla appunto di come il nuovo ordine mondiale ha influenzato appunto con le vibrazioni, con la musica, con le produzioni cinematografiche, il modo di pensare di generazione e generazioni. Poi ha pubblicato con noi il quarto volume delle Confessioni di un Illuminato, e in più abbiamo rieditato in un volume con formato anche più grande, con nuovi contenuti inediti e nuove rivelazioni, le Confessioni di un Illuminato volume 1 in versione remix. Abbiamo scelto insieme a Leo, insieme a Zagami, questo titolo remix per ricordare il suo passato recente, e non solo quando era anche ragazzo, del suo passato da DJ, nel suo passato nella musica. Lei credo che sappia che Leo Zagami è presto a giudizio a Perugia, mi sembra, per una diatriba sui suoi libri in cui lui avrebbe dato di massone deviato, massone irregolare a un'obbedienza massonica. Che cosa ne pensa di questo? Guardi, io personalmente ho chiaramente la mia visione, però io in questo momento rappresento l'Armachis Edizioni in qualità di editore di direttore editoriale. Noi siamo, come posso dire, editori, nel senso scegliamo i nostri autori, condividiamo in parte le loro come posso dire, affermazioni, contenuti, però comunque ci limitiamo a dare voce alle loro idee. E quindi insomma, ecco questo. Sì, no, ma infatti voi non eravate minimamente in discussione, voi non siete parte in causa, ma che cosa ne pensava, nel senso, se non le sembra in qualche modo una forma di censura anche abbastanza diciamo spicciola, oppure per fare cassetta da parte di chi cita un autore solo per queste cose, perché alla fine si sentono dire in giro cose molto peggiori sui social media e nessuno si scandalizza. Adesso offendersi perché si è definiti massoni deviati o irregolari, quando deviato e irregolare vuol dire tutto e nulla in italiano, non è certo una connotazione offensiva. Il discorso è che anche noi come casa editrice, quando abbiamo deciso di pubblicare Leo oppure insomma altri autori, abbiamo ricevuto delle vere e proprie minacce come casa editrice, proprio perché c'è una sorta di censura più o meno velata. Noi comunque abbiamo deciso di andare avanti perché, come dicevo inizialmente all'inizio di questa piacevole intervista, la nostra idea, la passione, il motore che ci muove è quello di informare, e quindi l'informazione non può essere censurata, perché insomma l'informazione deve essere libera. Io sono per la libera informazione, poi ognuno avrà la capacità di scegliere quello che è giusto, quello che non è giusto, quello che gli sembra una forma di complottismo, quello che gli sembrano delle emerite stupidaggini. Quindi io sono per la libera informazione, quindi io abolisco qualunque tipo di censura, e come casa editrice ne siamo un po' l'esempio nel nostro piccolo, perché cerchiamo di dare voce anche a chi
non è sempre ben voluto, ecco, in certi ambienti. Una domanda adesso di taglio forse un po' più filosofico. È morto nei giorni scorsi Dario Fo, che ha fatto del monologo la sua forza, mentre invece lei, da come sta dicendo, è invece più una sostenitrice del dialogo. Che cosa ne pensa quindi della figura artistica di Dario Fo, che comunque è un autore, è stato un autore? Sì, assolutamente va, come posso dire, riconosciuta la... l'indiscussa, come posso, il valore artistico e umano di Dario Fo. Però ecco, io sono più per un discorso, io amo poco i monologhi, io sono più per il dialogo, perché il monologo un po' se la canta e se la suona, si dice in Toscana, no? Mentre nel dialogo c'è sempre un arricchimento, io posso, non dico cambiare idea, ma posso avere una visione diversa, ascoltando e... diciamo, entrando in contatto con altre realtà e con altri punti di vista. Io sono molto per il dialogo. E riguardo un'eventuale possibile evoluzione dell'Armachis verso pubblicazione di pièce teatrali, siete aperti a una possibile evoluzione oppure no? Ma posso dire che l'Armachis Edizioni è sempre, come posso dire, pronta a cogliere degli input nuovi, e se queste pièce teatrali saranno di... secondo noi ritenute di buon valore, insomma, che possono interessare il pubblico, non dico assolutamente di no. Posso dire, ora non c'entra molto con il discorso del teatro, però per far capire l'apertura alla collaborazione, alle cose nuove per Armachis Edizioni, noi stiamo iniziando una collaborazione con una rivista, in particolare con Archeo Misteri, per promozionare i nostri autori, che faranno mensilmente degli articoli sulle loro pubblicazioni. Usciremo nel mese di novembre con un articolo del dottor Pietro Testa, che è un autore Armachis, che ha appena pubblicato nel mese di settembre un libro che si chiama Viaggio nell'aldilà dell'Antico Egitto. E quindi ecco, anche questa vuol dire che, insomma, come Armachis Edizioni siamo aperti a collaborazioni e a cose nuove, progetti nuovi. E quindi siete, diciamo, anche in previsione, credo, di un allargamento, perché a prendere spazio su Archeo Misteri, che comunque è una rivista abbastanza strutturata, vi dà onore, premia il vostro lavoro e magari può aprire nuove frontiere per il vostro lavoro. È interessante perché è proprio una sinergia di scala. Finalmente è il momento di mettere, come dicevo prima all'inizio, la cultura al centro, cosa che purtroppo in Italia troppi si stanno dimenticando, soprattutto ai piani alti della politica. La cultura è il nostro petrolio, pensiamo a tutte le bellezze artistiche che abbiamo, ma non solo, i più grandi letterati, i più grandi filosofi sono italiani, o comunque di scuola italiana, anche quelli che magari sono nati negli Stati Uniti o in altri paesi. Quindi noi ci facciamo del male da soli, perché buttiamo via un patrimonio incredibile di risorse umane e di risorse soprattutto intellettuali, facendole emigrare magari all'estero. Quindi conferma che anche nella letteratura c'è una fuga verso l'estero di qualche autore promettente? A parte il discorso narrativo, che avevamo già detto che non vi interessa come linea editoriale. Ma probabilmente sì, perché non è facile anche per un autore che vuole affrontare temi che non sono proprio in tendenza, ma un po' in controtendenza, trovare delle case editrici o comunque uno spazio in Italia che lo possa accogliere. Quindi sì, conosco alcuni autori, alcuni scrittori, giovani ma anche meno giovani, che non hanno avuto spazio nel nostro mercato, e quindi purtroppo, dico, perché è sempre una perdita, quando dei cervelli vanno via, vanno fuori, per l'Italia e per il nostro paese è veramente una grande perdita, perché noi, come diceva Monti, abbiamo veramente di tutto in Italia, veramente tantissime, un patrimonio culturale inestimabile che purtroppo troppo spesso viene dimenticato, non viene valorizzato, non gli si dà il giusto peso, e quindi purtroppo ci surclassano. Adesso un'ultima domanda: il sogno nel cassetto, non necessariamente destinato ad avverarsi, ma nel senso, quale sarebbe o sarebbe stato il libro che le piacerebbe pubblicare nella sua casa editrice? Ma io vorrei pubblicare un libro che probabilmente non è stato ancora scritto, e probabilmente vorrei pubblicare un mio libro, che non lo so, ma non, che ho sempre avuto in mente di pubblicarlo, che però non ho mai avuto il coraggio di pubblicarlo, e forse piano piano
ce la farò, e questo è, insomma, è una sfida che ho con me stessa. Bene, la ringraziamo, grazie dell'intervista, buon lavoro, anche se state già facendo un ottimo lavoro, quindi buon lavoro e auguri per le vostre pubblicazioni. Grazie, vi ringrazio molto, grazie per lo spazio che ci avete offerto, grazie a nome dell'Armachis Edizioni e della cultura che, insomma, spero e nel nostro piccolo di poter portare ancora avanti. Grazie mille. Arrivederci, buona serata. Grazie, arrivederci. Carissime telespettatrici, cari telespettatori, dopo il break pubblicitario vi introduco adesso un personaggio del quale avevamo comunque già parlato, visto che l'intervista precedente era alla signora Paola Nolucci, che è la direttrice editoriale dell'Armachis Edizioni, e qui abbiamo invece il dottor Leo Lion Zagami, che, a quanto ci è emerso dall'intervista precedente, è un po' il top writer, diciamo, per usare un po' un termine americano, per essere lo scrittore più importante della casa editrice. Quindi buonasera dottor Zagami, grazie di essere venuto a questa intervista, e quindi volevo un po' chiederle quanto l'Armachis ha contribuito a sviluppare il suo lavoro, nel senso che so che prima lei aveva avuto una diatriba con altre case editrici, quindi trova una differenza nel modus operandi dell'Armachis rispetto al suo lavoro e alle tematiche da lei affrontate, oppure no? Sicuramente, intanto voglio salutare i telespettatori e ringraziarvi di questa opportunità. L'Armachis è entrata in una fase, diciamo, del mio progetto editoriale già avanzata, in cui io avevo già pubblicato alcuni libri in Italia, però le case editrici che si erano impegnate a pubblicare i miei libri erano un po' restie a continuare, addirittura eravamo entrati in una diatriba legale con una di loro, proprio perché c'erano state un sacco di controversie intorno alla mia persona nel periodo 2013, inizio 2014, per cui alcune case editrici sinceramente hanno fatto quello in Inghilterra, si chiama un back off, cioè praticamente sono indietreggiate, hanno voluto dirmi: guarda, non è più il caso di stamparti qui in Italia, tu ormai sei un autore finito. E invece io andai in California per alcuni mesi e ritornai forte di un contratto per 5 libri con un'importante casa editrice americana, grazie a Oliver Stone, che in questi giorni, tra le altre cose, è a Roma a presentare il suo film su Snowden, e al figlio di Oliver Stone, che si chiama Sean Stone, che durante il mio periodo a Hollywood, dove ho trascorso 3 mesi, si era impegnato a volermi fare tradurre questi libri che ho pubblicato sia in Giappone che in Italia per il mercato americano. Inizialmente non è stato facile, perché il mercato americano è uno dei mercati più difficili dal punto di vista editoriale, in cui poi gli autori stranieri vengono trattati molto difficilmente, perché siccome c'è di mezzo la traduzione e quindi è già molto dispendiosa la cosa, inoltre è anche molto difficile il processo di traduzione di termini tecnici che io uso nei miei saggi in inglese. Quindi ci sono avuti alcuni mesi per arrivare all'accordo. Poi c'è un altro punto che ovviamente ha giocato a mio favore: ovviamente essere introdotti da una famiglia come quella di Oliver Stone nel mondo dell'editoria mi ha dato un vantaggio, e l'opportunità di arrivare a Chicago, dove c'è questa grande distribuzione, la seconda a livello nazionale in America, che si chiama l'IPG, che ha valutato
o meno la possibilità di stampare i miei libri, ma lo hanno fatto all'americana, cioè lì io ho dovuto portare proprio i diagrammi delle vendite di tutti i singoli libri che avevo fatto, tutta la mia storia, e alla fine sono stati molto positivi, hanno detto sì sì, no, noi vogliamo non solo stamparti ma vogliamo distribuire questi 5 libri in accordo con la CCC Publishing di San Francisco, che è una casa editrice di Berkeley piuttosto prestigiosa, che già stampava libri di autori come Lomailo Duquette, che tra le altre cose, e qui c'è anche un altro dato interessante, io sono stato sempre molto critico di realtà esoteriche occulte come l'Ordo Tempio Orientis, che delle volte sfociano nel satanismo, e lì c'era un autore che faceva parte dell'Ordo Tempio Orientis, quindi io ho detto subito all'editore, ma siamo sicuri che mi vuoi stampare, perché io vado a criticare uno dei tuoi autori praticamente. Però alla fine, ecco, l'aiuto di Stone, il fatto che la CCC Publishing e il suo editore si chiama Brad Olsen, che tra le altre cose lavora per Ancient Aliens, il famoso programma che va in onda su History Channel, hanno creduto veramente nel prodotto, e quindi sono ritornato qui in Italia forte di un contratto per 5 libri, e a quel punto ho incontrato per la prima volta l'Armachis, nella persona di Leonardo Loveri ad Arezzo. Gli ho fatto vedere quali erano i miei progetti futuri, gli ho detto che tra le altre cose, ecco, a livello legale mi ero riappropriato anche, tra le altre cose, anche dei diritti dei libri che avevo fatto precedentemente in Italia, soprattutto delle mie confessioni, e quindi ero libero di poter fare quello che volevo. Inizialmente però la casa editrice che aveva in mano le confessioni ha contattato Loveri quasi minacciandolo, poi Loveri ovviamente si è fatto forte dei dati legali che erano in mio possesso, quindi alla fine sono riuscito comunque ad andare avanti nel processo di stampare non solo quelli che magari erano il mio volume 1 che è stato remixato, quindi è stato rinnovato, ma anche dei volumi inediti come il volume 4, che è un libro molto importante di cui se ovviamente posso dare anche del tuo, Luca, perché bene o male ci conosciamo, tu sei stato colui che ha fatto, se non sbaglio, la prefazione, quindi insomma hai avuto anche questa opportunità, ed è stato un libro che sta andando ancora molto forte. Poi abbiamo deciso di stampare un libro dedicato agli Illuminati e alla musica di Hollywood, proprio perché durante il mio periodo in America avevo scritto questo libro basandomi sui fatti, non sulle dicerie o su quello che magari si trova in rete, ma proprio andando in giro per Hollywood dai vari produttori, dai vari musicisti, dai vari attori, e chiedendo se c'erano delle fondamenta rispetto a quello che si diceva in giro di questa forte base occulta, fondamenti occulti di Hollywood, ma in effetti ho trovato non solo delle conferme, mi sono ritrovato di fronte a una realtà che era ancora più delirante di quella che credevo di trovare. E quindi ecco, grazie all'Armachis sono riuscito a stampare Illuminati e la musica di Hollywood. Leonardo Loveri e anche Paola sono stati veramente persone splendide, perché mi hanno dato l'opportunità, coraggiosamente si sono messi anche inizialmente contro altre case editrici, contro persone che gli dicevano di non stampare più le Ozagami in Italia, e mi hanno dato di nuovo l'opportunità di essere distribuito nel mercato nazionale. Grazie per la risposta molto articolata, è cosa rara in uno spazio così breve avere delle risposte così articolate. Quindi la tua esperienza è molto interessante, perché ci fa capire che tu comunque porti avanti un prodotto, diciamo, difficile da vendere. E tra le altre cose, Luca, vorrei dirti che ho notato una cosa, che c'era quasi un interesse, diciamo, economico e politico a bloccare i miei libri nelle librerie italiane. Cioè, praticamente venivano rimossi i miei libri e sostituiti con Adam Cadmon, che, come sai, è un prodotto di marketing, non è un vero personaggio, e che comunque non ha nulla a che vedere con il lavoro che facevo io con le mie confessioni, dove io ci ho sempre messo nomi e cognomi, anche a rischio mio personale, come tu sai. Quindi ecco, c'è una bella differenza, però purtroppo nelle librerie italiane non è facile arrivare, lo sa bene anche l'Armachis Edizioni, che si sta facendo largo pian pianino, perché ci sono delle mafie nella distribuzione dei libri, e quindi per arrivare poi ad avere i libri addirittura in vetrina lì devi fare i salti mortali. Io, grazie a Dio, i miei libri ce l'ho in vetrina adesso, ma ce l'ho in tutte le città d'America, non in Italia.
Sì, in America sono business is business, chiaramente hanno fatto del business una ragione di, diciamo, di vita del paese stesso, quindi hanno visto che comunque Leo Zagami è un fenomeno. Fra l'altro, non so se lo sai, ma sei su Akhenaton, quindi come ho già detto a Paola nell'intervista precedente, Akhenaton, loro si chiamano Armakis, è molto importante per l'Egitto. Armakis è un'app che praticamente permette di arrivare al personaggio a cui tu stai pensando. Si presenta nella forma grafica, tipo il genio di Aladino che esce dalla lampada, ti fa lui delle domande, tu rispondi in modo affermativo, oppure dubitativo, oppure negativo sulla domanda che lui ti fa. Per esempio, hai giocato a calcio, tu dici no, e lui da tutta una serie di domande, dopo una ventina di domande, è arrivato a riconoscerti, quindi vuol dire che effettivamente in qualche modo hai sfondato dal punto di vista del mercato. Però adesso una domanda un po' più particolare: come ti definisci? Un complottista, un ricercatore dell'occulto, un indagatore dei misteri alla Dylan Dog? Cioè, che aspetti, diciamo, della tua personalità preferisci mettere più in evidenza, e come ti definisci, appunto? Allora, nel mercato americano abbiamo voluto proprio iniziare con il libro che vado a presentare oggi qui a Montevarchi, che è Papa Francesco, l'ultimo Papa, punto interrogativo, Pope Francis, The Last Pope, Question Mark, così in inglese, che è un libro di, diciamo, di giornalismo investigativo, che però ovviamente può anche essere interpretato in maniera diversa dal normale giornalismo investigativo, perché c'è anche il discorso che io sono un insider, quindi queste informazioni l'ho avuto anche da persone che si trovano dentro al Vaticano, però ecco, questo diciamo che è un libro che mi ha, tra le altre cose, dato anche l'opportunità di collaborare in America con InfoWars, che tu sai è una grande testata che lavora con Donald Trump durante queste elezioni, con Alex Jones, che tra le altre cose è venuto poi a Roma per fare uno special televisivo, che è stato trasmesso in tutta l'America, ha avuto un grandissimo successo, proprio basato su questo libro. Quindi ecco, da questo punto di vista alcuni libri sono di vero e proprio giornalismo investigativo, mentre il discorso delle confessioni, della trilogia, anche dei Maestri Invisibili o anche del volume 4, ecco, questi sono libri esoterici in cui Leo Zagami è anche un iniziato, è anche, come tu sai, una persona che per tanti anni ha fatto parte della massoneria, di varie società segrete massoniche, pseudomassoniche e di varie sette, e quindi diciamo che in questo caso si tratta di un discorso ben diverso da quello di un saggio ordinario magari fatto da una persona esterna a queste realtà. Proprio per questo io ultimamente adesso ho, tra tante cose, una causa addirittura, mi hanno chiamato perché durante la stesura del volume 1 della prima edizione io avevo citato un gran maestro, un sovrano e gran commendatore di un'obbedienza irregolare, è irregolare, però loro non gli è piaciuta la maniera in cui io ho posto la cosa, chiamandoli deviati e via dicendo. E praticamente adesso sono stato chiamato in causa per questa storia qui. Ovviamente non mi fa piacere, so che in Italia questo può anche accadere perché siamo numero 78 nella libertà di stampa, quindi siamo veramente un paese del terzo mondo, però ecco, una cosa che non mi è mai successa in tanti anni che faccio libri, come tu sai, in Giappone, ormai sono 2 anni che esco negli Stati Uniti, sono molti anni, ormai dal 2012 che esco con svariati libri anche in Italia. Questo libro qui che presentiamo oggi è il mio 19° stampato. Quindi cioè, non è che tutti gli autori stampano 19 libri, cioè, e non ho mai avuto problemi legali perché cerco di appurare i fatti in maniera certosina, mettendo sempre delle note di riferimento, delle citazioni che vengono da fonti soprattutto certe e serie, perché la citazione a volte fa anche la differenza, soprattutto nella serietà di colui che tu vai a citare. Se tu vai a citare un autore che già non è credibile, tu vai a ledere tutto il resto del tuo lavoro. Quindi ecco, io personalmente mi ritengo un iniziato ai misteri che vuole far capire in questo momento storico ben preciso, crepuscolare, che bisogna aprirsi anche alle masse e anche soprattutto a far capire alla persona comune quello che sta accadendo all'interno di certi ambienti. E allo stesso tempo ogni tanto faccio anche dei discorsi di giornalismo investigativo. Anche il discorso che ho fatto per quanto riguarda la musica, che è il discorso degli Illuminati, la musica di Hollywood, che
Adesso mi hanno chiesto, probabilmente non lo annuncerò adesso, ma nei prossimi mesi mi vedrà forse fautore anche di un qualcosa in televisione sulle reti Mediaset. Rispetto al discorso degli Illuminati e la musica di Hollywood, io praticamente tratto questa cosa anche da ex produttore discografico, da ex DJ, che per tanti anni, fino a una decina di anni fa, ha svolto questo lavoro a livello professionale molto elevato. Cioè basta andare su internet e vedere Leo Yang come produttore discografico e DJ, io facevo il mio, ovviamente poi mi sono ritirato, però io lavoravo con persone come Cocco Ludo, con persone importanti in un ambito musicale, ancora adesso italiano e internazionale, e i Gus Gus in Islanda, ho avuto tante persone con cui ho collaborato a livello internazionale, sono stato uno dei primi DJ anche per quanto riguarda la Russia, e con la Russia io lì ho cominciato, perché il mio lavoro anche musicale era sempre legato al discorso della cultura e delle volte anche della cultura esoterica. Quindi noi, per quanto riguarda gli Illuminati della musica di Hollywood, c'è anche un mio elemento personale che ci deve sempre essere all'interno dei miei saggi. Il tempo sta per scadere, ci sarebbero mille e mille domande da farti. Una sola però, che ho già fatto anche a Paola in chiusura della sua intervista, cioè qual è il tuo sogno nel cassetto da un punto di vista letterario, ovvero sia il libro, non necessariamente che arriverai a pubblicare, che ti piacerebbe pubblicare? Ma io credo che non ci sia un libro che io non riuscirò a pubblicare, io credo che bisogna ovviamente capire che ci vuole un certo tempo per mettere insieme un libro, però nella mia mente ci sono già i prossimi 3-4 progetti, quindi è solamente una questione di tempo e di stare lì a metterli. Io spero di averlo questo tempo, spero che non, insomma, che diciamo, le attività di tutti i giorni non mi distolgano troppo da questo diciamo, progetto che io ho già in testa per quanto riguarda l'esorcismo. Ecco, l'esorcismo è un tema che io vorrei trattare in maniera differente da come è stato trattato precedentemente da altri autori. Cioè questo che sto preparando adesso sull'esorcismo non è il libro sull'esorcismo, ma è il libro dell'esorcizzato, cioè delle esperienze come esorcizzato che io ho avuto personalmente, che ho vissuto in ambito cristiano, musulmano, perché mi sono fatto fare esorcismi di vario tipo, e lo so, il tema è abbastanza controverso, anche abbastanza, può anche scioccare, no, le persone che lo posso trattare così in televisione, però credo che sia arrivato anche il momento di far capire che in Italia, in questo periodo storico, pensate un po', non sono abbastanza i preti cattolici per esorcizzare le persone che vanno in chiesa a chiedere di essere esorcizzate. Cioè siamo arrivati a questo punto, cioè il combattimento con il male e con queste forze demoniche è un qualcosa per me reale e che io ci credo. E quindi ecco, questo sarà il tema del mio prossimo libro su cui sto lavorando e che spero di poter mettere insieme. Molto interessante, ti ringrazio per questa intervista, grazie e saluti a tutti i telespettatori e telespettatrici. A presto allora. Da oltre 20 anni Italcorp, con successo e professionalità, è sinonimo di investigazioni civili e penali, ricerca di informazioni per i privati e per le aziende. Italcorp, nel rispetto del codice deontologico e della privacy, per indagini penali su infedeltà coniugali e commerciali, pedinamenti, piani di sicurezza e sorveglianze su minori. Italcorp, la sicurezza nella tua vita.